Questo è un progetto, secondo noi, molto importante perché dà il segnale di quello che la città non dichiara, vuole, ma che ha fatto, perché mobilità sostenibile vuol dire impatto zero, sia dal punto di vista dello smog, per cui dei rilasci inquinanti, sia dal punto di vista del rumore, per cui massima ovviamente silenziosità. Questo ragionamento stiamo facendo e soprattutto dà il segnale che prima il pubblico fa vedere, poi cominceremo con le colonnine per le auto private e per tutto quello che è il traffico dentro. Questa attenzione credo sia giustifichi insomma l'idea che il Lido possa riprendere a essere un'isola speciale anche dal punto di vista ambientale. È stata un'isola degli anni d'oro, penso la più bella spiaggia d'Italia in assoluto. Vorremmo tornare a far sì che questa sia la spiaggia di cui tutti vanno fieri e vanno orgogliosi. Allora avremo 9 punti di ricarica veloce, di cui 3 dentro il nostro deposito, e 6 punti di ricarica lenta, sempre dentro il deposito. I 6 punti di ricarica veloce saranno 3 a Santa Maria Elisabetta, 1 in punta all'isola del Lido e 1 al di là di Pellestrina, e 1 alla fine dell'isola di Pellestrina.